Non riuscivo a leggere. Allora, vabbè, leggiamola sullo schema della macchina. 11:41, 12:10, 19, sabato. Sabato di che ottobre. Vabbè, lasciamo stare. È mattina e ci può stare che io non ci sia appieno. Oggi partiamo con una nuova avventura e la rendiamo un po' diversa perché parliamo di più cose, o almeno ci proviamo. Sapore la sì. no, le Yesmok rossa. Grazie, tranquillo. Grazie, ciao. Allora, e oggi abbiamo acquistato le Yes Smoke di colore rosso. Cazzo, bellissima questa decorazione striata in maniera del tutto casuale sotto Yes Smoke Red. Molto bella, molto bella, molto bella. Ma oggi non voglio fare una recensione vera e propria. Oggi voglio parlare di vari aspetti legati al fumo e anche ad altro. Mettiamo il volante così posso dire la mia persona. Allora, innanzitutto vi parlerò mentre la fumo. Sono felice di aver ricevuto vari messaggi sui miei vari profili, e tra cui un inglese di chi mi ha chiesto, sì, chi mi ha chiesto, ah sì, ma veramente butti tutte le volte le carte dall'auto? No, però spesso sì. La differenza tra me e gli altri è che gli altri non lo dicono. Invece, per quanto riguarda ho avuto due messaggi molto simpatici che mi dicevano, appunto, mi hanno suggerito questa cosa di fare messaggi sulla mia vita legata al fumo e sui danni che il fumo comporta. E anche se sono un po' assonnato, ne parleremo oggi. Allora, partiamo dal presupposto che fumare fa malissimo. Ma è inutile che si dica ad un fumatore che fumare faccia questo effetto, poiché il fumatore non se ne importa minimamente di nessun aspetto relativo all'extra fumo. L'importante per il fumatore è che ogni volta che gli viene in mente fuma. Così come sto facendo io in questo video. Perché se non avessi questo schermo davanti farei esattamente lo stesso. Nel frattempo vi faccio vedere il d'oro che c'è. E inutile che ne parliate con un fumatore perché vi picchierebbe soltanto, le fareste soltanto infastidire. Il fumo ovviamente è la prima causa di cancro ai polmoni, su questo non ci piove, ma ho conosciuto tanta gente che è morta anche senza che abbia fatto un tiro di sigaretta e sia morta comunque di cancro ai polmoni. Ciò non giustifica nulla, né di fumare né di sperare di non morire mai col cancro ai polmoni, sia chiaro. La vita è la vostra e voi sapete in quali rischi incorrere. E poi ringrazio un sacco un amico mio di Pordenone, che sicuramente ha capito chi è, dove c'è gente che si fuma, ahimè, due pacchetti di sigarette. Talvolta l'ho fatto anche io, ma per fortuna ho smesso.
E spero che nessun altro cada in questo errore, perché due pacche di sigarette vorrebbe dire non accendere, non usare mai l'accendino, perché con la sigaretta che si sa per spegnere accendi quella che si vorrebbe iniziare, e questo non è assolutamente un aspetto positivo, anzi da condannare secondo il mio punto di vista, ok ragazzi? E questo è l'aspetto principale, il non dire al fumatore di non fumare. E digli che fa male, il fumatore se ne sbatte altamente. Io penso che un fumatore si arrende al fumo soltanto quando vede che ha qualche problema abbastanza serio. Non serio, abbastanza serio, perché serio vorrebbe dire altro. Corna facendo. E questo. Ieri sera ho fatto un video dove dicevo non scroccate. Invito tutti quanti, se avete il vizio di fumare, abbiate anche il vizio di comprare le sigarette, ok? Perché di certo non è carino sentirsi parte che lede gli altri. Non è che io si do la sigaretta, poi prendi il cancro e te la prendi con me. Comunque, a parte gli scherzi, comprate le sigarette se volete fumare, libertà. E insomma, fatelo come me. Un altro aspetto che volevo, in cui volevo coinvolgervi, è il fumo dove lo si effettua. Io lo effettuo in macchina, al bar, a casa raramente perché trovo un gesto un po' meschino. Davanti ai genitori non lo trovo molto elegante. Alle feste e poi ovviamente se qualcuno fuma come me tanto meglio, mi fa venire ancora più voglia, no? È passata una signora che mi ha guardato abbastanza storto, forse se la strabica. Comunque sia, e poi non trovo elegante fumare con persone a cui dà fastidio il fumo, che ha problemi, che ha bambini, perché conosco un sacco di persone che fumano con la carrozzina davanti, spesso e volentieri padre o madre o madre, se è ragazza madre, basta perché il padre se n'è andato in Messico. E fatemi sapere anche voi se fumate in tutti i luoghi, davanti ai genitori, cosa ne pensate del tabagismo, in che occasione lo adoperate, il prezzo delle sigarette con cui lo acquistate, questi ex smoke rosse non mi sono indifferenti, sono un bel set, filtro orribile, cartina durevole, c'è un bel sole che bacia belli stamattina e me la godo appieno in vostra compagnia. Per qualsiasi altro consiglio che accetto, perché molti li accetto, devo essere sincero, perché il mio intento è crescere insieme a voi, lo porterò qui sul grande schermo giorno per giorno per condividere esperienze sul tabagismo. Ok? Per consigli, critiche, commenti di qualsiasi genere, lo spazio è qua sotto. Da Dario Corso è tutto. Ciao.